Ciao a tutti, io sono Stew Energy e benvenuti in un nuovo episodio di Golden Dream. Benvenuti, ben ritrovati a tutti gli iscritti, a tutti quelli che capitano qui per la prima volta e anche e soprattutto agli abbonati che mi sostengono sempre. La nostra città continua, va avanti, vi ricordo che è vanilla tranne qualche mod grafica che però non va assolutamente a modificare nulla se non a togliere solamente un po' di colore dell'inquinamento che però rimane sempre, quindi se piazziamo l'acqua nell'inquinamento moriranno tutti. Bene, e adesso andiamo a posizionarci nella zona industriale agricola ed iniziamo la puntata. Ed eccoci in gioco, eccoci arrivati, andiamo a fare un brevissimo riepilogo di dove siamo arrivati. Dobbiamo raggiungere, ci manca veramente veramente poco, Small City. Con Small City andiamo a sbloccare i treni, così finalmente possiamo, uno dei prossimi episodi, andare a programmare la ferrovia, perché vorrei integrare la ferrovia con una stazione possibilmente piuttosto al centro. Ora vediamo dove riusciremo a farla passare, tunnel, non tunnel, forse sopraelevata qui, non lo so, vedremo, non lo so. Forse qua di lato, forse qui nel mezzo, poi lo faccio scendere, lo faccio venire su, non lo so, vedremo, mi devo studiare, perché l'idea sarebbe quella di metterne una ferrovia qua, un cargo e probabilmente anche una stazione passeggeri. Poi mi piacerebbe mettere una ferrovia che però potrebbe venire da questa parte con un'altra costruzione, un'altra idea che mi sta balenando nella testa, che la devo ancora perfezionare, devo vedere, mancano ancora un po' di persone per riuscire a raggiungerla, però come soldi potremmo anche farcela qualcosa o almeno iniziare. Andiamo in questo episodio a cercare di raggiungere, quindi di mettere 500 persone per andare a raggiungere Small City e di andare a mettere le strutture di livello 3 di 3 stelle. Quindi andiamo principalmente adesso a finire questa parte. E per il dovere di cronaca, nei prossimi giorni dovrei andare a pubblicare, e dovrebbe essere, se riesco, anche linkabile a questo episodio, il mio profilo di Skive, quindi con tutte le mod che sto utilizzando, che sono queste qua, sotto Skive. Quindi se voi vi tirate su il profilo avete già tutte le mod che utilizzo per questo e vi dovete mettere tutti i vari settaggi, però ecco, per esempio dovete settarvi Hide It, dovete settarvi per esempio AT1 Tile, perché non mi ricordo se viene dato con la trasmissione abilitata dell'elettricità e dell'acqua, e così via, no? Quindi dovete andare Dim Mixer, ovviamente, coi temi. Bene, quindi vedremo se riesco a fare anche questo. Allora, Ichikori District, che non mi piace come nome, lo mettiamo Green District, così almeno è una cosa un po' più sensata. Sheffield Agriculture, nessuno ha rinominato l'industria agricola, se qualcuno la rinomina io nelle prossime puntate lo vado a rinominare, a mettergli il suo nome. Allora andiamo ad espanderci da questa parte, andiamo a vedere a che punto siamo con soprattutto l'acqua. Allora andiamo ad espandere l'acqua, facciamo un piccolo layout e poi vediamo con un breve fast forward di riprendere il discorso. Io andrò a zonare, cercare di unire da questa parte e zonare un po' di cose qui nel mezzo.
Ci ricordiamo che abbiamo messo due policy, soprattutto una è il heavy traffic ban, quindi di qua non possono passare i camion, quindi sono andato a ritoccare il distretto perché come vedete avevo messo heavy traffic qui nella zona della rotonda e qui non ci deve essere assolutamente. Allora adesso andiamo a dare le zone da questa parte, andiamo a prendere, possiamo anche fare delle zone un po', come dire, estemporanee. Allora qui ci potremmo mettere dei giardini nel mezzo, potremmo metterci dei giardini abbastanza grandi, perché no. Quindi andiamo prima di tutto a prendere queste zone, andiamo a mettere giù le zone a bassa densità e adesso andiamo a fare un parco, se non l'avessimo già fatto perché non mi ricordo. No, bene, allora andiamo a fare un parco. Questo parco andrà ovviamente a togliere la zona industriale, che però a noi non frega nulla perché questa non è zona industriale. Ciao belli, eccolo qua. Andiamo a cercare di integrare alcuni punti, di andare a mettere all'interno come se fossero dei cortili, andiamo a mettere dei giardini, a ricavare dei giardini quadrati con una forma più o meno casuale. Ora questo viene assolutamente da questa parte così, quindi lo andiamo a prendere così. Qui nel mezzo ci metteremo le strutture, andiamo a collegarlo qua in basso per renderlo collegato, se ce la facciamo, perché c'è il fastidiosissimo Baco che nelle strade curve non viene il viene anche bene qua nell'angolo, guarda, non, che nelle curve non si possono mettere le, come vedete, le entrate, dice space already occupied, non lo so, non l'ho mai capito. L'ho accettato come una cosa così, anche perché non ci posso fare niente, quindi non è sotto il mio controllo. Allora vediamo di prendere questa parte, quindi qua all'interno andiamo a fare, potremmo fare un parco oppure potremmo fare un'altra zona. Io direi di fare un parco, anzi questo ne ha 6, se riuscissimo a farlo dritto questo mi piacerebbe di più. Allora lo svuotiamo, ha senso svuotarlo o no? Perché se ne abbiamo messo un altro ha senso svuotarlo, se no non si svuoterà mai. Direi la seconda che ho detto, la seconda che hai detto, esattamente, no, sì, eccolo qua, ce ne abbiamo due, quindi allora ce la faccio. Eccolo qua che è vuoto, bene, è vuoto, lo andiamo a spostare, lo voglio rendere più o meno dritto, e siccome più o meno dritto lo posso rendere solamente da questa parte, guardiamo un po' se qui ha un senso più, direi di sì. Direi assolutamente di sì. Ecco, così già ha un senso un po' più... Non c'è appunto questa parte curva. Vediamo di andare a replicare, di andare a prendere un po' di spazio qua, perché altrimenti viene un po' troppo grande, secondo me, questo.
E qui andiamo a metterci, allora qui ci potremmo mettere una scuola e per esempio una piscina qui nel mezzo con un parco attorno. Andiamo a vedere fra gli edifici di healthcare. Allora, ci dovrebbe essere una community pool, ne mettiamo un'altra, una sports gymnasium, potrebbe essere una bella cosa metterlo qua. Mi piace, sì. Però qui è brutto così. Ecco, così già è un po' più bello. Queste case sono comunque più piccole, però verranno sicuramente inglobate. Andiamo a riaprire di nuovo il cimitero, visto che l'abbiamo sbloccato, e andiamo nello stesso tempo a finire questa parte. Direi che lo possiamo finire. Qui si è distrutto, quindi potremo cogliere l'occasione. Direi che qui potremmo benissimo... allora, qui non abbiamo spazio, cioè possiamo farlo, non mettiamo il pagamento, possiamo fare un'entrata così e poi qui ci mettiamo un'entrata da questa parte e sfruttiamo invece... Sfruttiamo il pagamento così. Eccolo. Voglio cercare di vedere se riesco. Ci siamo dimenticati il dim mixer. Andiamo a dettagliare un pochino. Potremmo anche usare il forest brush. Il forest brush, se noi andiamo a cliccare qua sotto, ci fa vedere quelli che sono messi nel nostro sono quelli di West River, sono tutti quanti vanilla nel nostro gruppo. Non mi vengono le parole stasera, abbiate pazienza, sto registrando e sono stanco, quindi tento. Allora, il Boreal Pine lo tolgo perché non mi sembra che ci sia, vedete? C'è il noce, c'è questo albero qua al centro. Allora, andiamo a vedere come viene. Viene così. Mi ci manca. Allora, andiamo a togliere questo. Ci sono, ovviamente sono tutti vanilla. Il baobab no. Vediamo. Il flame. Potremmo andare a prendere questo flower, questo green. Potremmo andare a prendere il large shrub, che è quello nuovo. Il silver birch. E direi che... Ok. Ah no, questo piccolo cespuglio non mi piace. Il bush. Allora, large bush, questo. Non era quello bellissimo, non si chiamava bush, si chiamava in un altro modo. Ci mettiamo l'alder, ce n'era uno piccolo che però non ricordo. Eccolo qua, Wild Hedge. Ok, allora andando a mettere un po' di
andando a selezionare questi, vediamo tutti tutti quelli che ci sono. Poi ovviamente verranno ereditati anche da West River, perché abbiamo usato lo stesso qua, ma poco male, ecco, quindi andiamo un po' a variare. Allora, questa è la dimensione di questo, come vedete, gigantesco è diventato di questo cursore, e questa è la forza. Vado a diminuire la forza, io gli lascio l'auto densità, vado piano piano a metterne un po' a random, un po' casualmente qua dentro. Ok, ed è la stessa cosa che potreste fare voi a mano, quindi non è proprio una cosa vanilla che andiamo a distruggere la meccanica, quindi spero siate assolutamente d'accordo. Non è che abbiamo spostato a mano, abbiamo fatto curve strane particolari. Quindi il Silver Birch, quelli nuovi dovrebbero essere qua. Eccoli qua, quindi volendo potremo anche aggiungerli qua di fianco, così andiamo a vedere anche quelli nuovi, a vedere gli alberi appunto, gli alberi nuovi. Qui nel mezzo ne mettiamo qualche duno, intervalliamo. Adesso vediamo di aggiungere qualcosa per far salire, perché non abbiamo messo neanche un... Allora, lo metto qua. Eccolo. Andiamo a mettere una bella piazza. Anzi, se riusciamo... Sì, qui direi che va già meglio. Poi... qui posso, qui come vedete è troppo vicino, quindi non mi va particolarmente a prendere spazi, e quindi li vado ad aggiungere a mano, perché tanto li ho disponibili così. Ok, questa è una bella foresta di birch. Se ne troviamo troppi possiamo andare a toglierne qualcuno e andiamo ad aggiungere altri alberi di altro tipo. Poi andiamo ad aggiungere altre cose per far salire la potenza del nostro parco. Qui stranamente non mi si zona, e allora ci mettiamo un po' di commerciale qua nel mezzo, così imparate. Qui ci mettiamo una bella piazza, ce la facciamo? Secondo me no, è troppo grande. Eccola qua, sì, ce la facciamo. Un po' strana, ci mettiamo una bella piazza, e qui ci mettiamo un'altra cosa. Allora, ci possiamo mettere un po' di strutture, tentiamo di farcene stare un pochino. Allora, qui non ci stiamo, qui direi di sì, e qui direi che ce ne potrebbe stare un'altra qui al centro, così. Ah, siamo bassi, siamo a 6800. Andiamo ad aggiungere un po' di zone, un po' di strutture, perché magari servono i posti di lavoro. Come vedete, cosa dite? Potrebbe anche essere così, no? Potrebbe essere che servano. Allora, intanto che va ad aumentare, andiamo qui a cercare di prendere questa parte
E adesso andiamo a vedere cosa manca nella nostra Sheffield. Allora, direi che manca solo produzione per raggiungere il 4 e manca anche poco. Manca anche poco, quindi andiamo a mettere, per esempio, a togliere questo e a mettere una struttura di livello 3, così abbiamo un bel incendio. Così abbiamo un po' meno camion che si vanno a muovere. E anche questa la stessa cosa. Potremmo andare, adesso arriva, volevo sostituire questo, ma vado a sostituire questo qua. Vado a prendere un campo, questo, e direi che ci siamo. Anche questo lo vado a distruggere e vado ad aggiungere un altro campo, però questa volta non di grano ma di frumento. Ok, bene. Poi qui nel mezzo andiamo a fare una piccola zona, vediamo, potremmo mettere delle altre baracche, per esempio delle altre costruzioni piccole, però non volevo mettere un altro nodo qua, altrimenti viene troppo vicino. Quindi direi che qua ci siamo, possiamo andare a mettere questa piccola parte così, perché no? Così c'è un piccolo parco, si vanno a rifocillare. Poi qui potremmo mettere un po' di zona commerciale, qua nel mezzo. Non so come ci sta. Ci potrebbe stare? Una via di mezzo. Guardiamo un attimino come viene. Guardiamo come viene. Ci mettiamo innanzitutto, facciamo l'aggiornamento delle strade. Ovviamente questo non si può, perché, beh certo, perché è troppo stretto. Quindi bisogna rifarlo. Quindi questo lo tolgo. Ok, e poi così. Bene. Quindi direi da questa parte di andare a mettere una zona commerciale, che a noi piace tanto di mettere una green. Una bella zona green, che è qua, è una delle prime che hanno fatto, quindi ancora nella maniera tradizionale. Una bella organic and local produce. Poi qui decidiamo, qui adesso non ci metto niente, faremo un dettaglio. Dobbiamo aggiungerne di più. Però volevo aspettare, perché raggiungendo il livello 5 abbiamo... Allora, potremmo aggiungere un paio di cattle shed che producono sempre comunque carne. E direi che 6958, se ci... impegniamo un po' a dare... Allora, facciamo una cosa, andiamo comunque a zonare, a mettere altri campi. Allora, io vorrei provare a rompere queste zone, quindi volevo provare a fare una cosa di questo tipo, andare a prendere l'estrattore, vado a prendere questo, lo metto per esempio così, e prendere, visto che abbiamo il... provare a prendere un cespuglio da mettercelo nel... Eccolo qua, 7000 abbiamo raggiunto Small City. Adesso abbiamo la possibilità nei prossimi di mettere
eventualmente, se vogliamo, la monorotaia, i cable car, ma soprattutto le stazioni e anche la metro. Cosa facciamo, la metro o facciamo il tram oltre alla ferrovia? Non lo so, ecco, questa è una bella cosa che dovremmo andare a decidere assieme. Sapete che io ho un debole per quanto riguarda i tram. Andiamo, qui si può andare a prendere per esempio un albero abbastanza basso, come potrebbe essere questo, e si può andare a simulare andare piano piano ad inframmezzare una cosa del genere, andare eventualmente, io adesso qui non ho messo l'entrata, però si può mettere un'entrata parco qui, farci qualcosa, ma lo volevo fare piuttosto industriale, quindi tentare da questa parte di andare a prendere invece la strada piccola, così andare a tenerci la possibilità appunto di fare una strada di questo tipo. Allora, qui non lo posso mettere, devo allargarlo un attimo, e poi in questo caso ne posso mettere un altro. Direi che manca pochissimo per arrivare a 4500. Non abbiamo più import, come vedete siamo riusciti a prendere il massimo. Potremmo aggiungere da questa parte, ci vorrebbe qualcosa che simulasse anche la... andiamo a provare a mettere un altro animal product, perché no? Andiamo a mettere un'altra industria. Andiamo a mettere questa qui. Così. E poi andiamo a prendere, poi andremo a metterne altre due. O possiamo mettere già subito. Proviamo un po'. Questa sarebbe grande. Volevo aspettare... Ah no, ma è a livello 5. Livello 5, direi che non ci arriveremo abbastanza facilmente. Qui ci metto, ok, pigs, e qui ci metto pigs. Se noi adesso andiamo a riempire tutti questi pezzi, questo che cos'è? Tree sapling. Questi qua sono nuovi del nuovo aggiornamento, secondo me, perché non c'erano prima. Non me li ricordo. Dell'ultima patch. Eccolo qua. Possiamo mettere la fabbrica di vestiti, la farm maintenance, il large barn, il granaio grande e la macelleria. Qui per passare, allora, io qui ho messo questo, ma non va bene, perché dobbiamo andare. Allora, qui dite che non ce la facciamo? Ah, eccolo. Così. Così. Se io questo lo faccio finire qua, lo collego. Eccolo qua. Esattamente quello che volevo fare. Poi qui si potrebbe prendere la strada sterrata. Vabbè, glielo facciamo rifare adesso, non è che, anche se si distrugge un attimo, non mi offendo.
così andiamo a finire, andiamo a mettere gli ultimi alberi. Ok, poi qua possiamo andare ad ingrandirci, appunto andiamo ad ingrandirci, prendiamo di nuovo i nostri alberi, oppure andiamo a mettere per esempio una serra, perché no, medium crop greenhouse, così sembra quasi una serra che va a produrre qualcosa di questo. Sì, mi piace molto. Tentiamo di dare una certa originalità da questa parte. Abbiamo, ricordiamo, un po' di inquinamento dato da questo, quindi dobbiamo stare attento a mettere eventuali pozzi d'acqua. Ok, ecco, questo qua volevo fare una cosa, sì, mi sono ricordato ora, lo volevo spostare perché non mi piace messo così, è un po' troppo vicino questo inquinamento, non voglio assolutamente che venga in questo modo. Quindi siamo arrivati a livello 4 di Sheffield a 7000 e abbiamo usato, come avete visto, la domanda di lavoratori. Adesso dobbiamo mettere la macelleria, direi che la macelleria potremmo metterla da questa parte e fare un piccolo distretto. Allora qui si potrebbe fare, ci vorrebbe un magazzino qua, qui ci vorrebbe un magazzino, non questo, un magazzino di questi, così, ecco, esatto, lo mettiamo però con una finta strada, tra l'altro industriale. Sì, perché no? Così. E lo andiamo a mettere qua nel mezzo. Allora, questo magazzino lo andiamo a settare con politica vuota e ci mettiamo, cioè tende a farlo rimanere vuoto così abbiamo poco traffico. E qui ci mettiamo animal product, nonone. Animal product. Esatto. Così dovremmo andare a stoccare questi qua, questi animal product. Allora qui direi che not enough buyers, quindi direi che ci basta, quindi potremmo andare appunto a rimettere come siamo messi qua. E però not enough buyers, però ci sarebbe spazio, secondo me, strano. Stiamo comunque a 1700, eh? Stiamo a 1700. Ma uno direi che va bene, andiamo a vedere, poi probabilmente va anche a, ne abbiamo messi un pochini. E un po' di parte industriale, potremmo mettere degli allevamenti, però volevo aspettare, in effetti questo sì, il livello 5. Ecco, vedete, è solo questione. Questo esporta adesso, quindi è solo, bisogna avere pazienza. Ah, ecco, qui ci avevamo messo le case e ci stavano tanto bene, però si arrabbiano. Quanto rumore c'è? Non c'è tanto rumore, dai, che pedante che sei. Dante su Dante, pedante, non va bene. Come faccio? Se ti metto questo, ti accontenti? Se ti metto un po' di alberi qua, ti metto tipo questi alberi belli alti, questi.
Potremmo anche usare il Line Tool, vedete? Ecco, il Line Tool fa esattamente così. Parte, e invece di farlo a mano, come l'ho fatto io ora, lo fa così. Esattamente uguale. Non è che va a cambiare chissà quali logiche del gioco, no? Poi possiamo andare a prendere il nostro... Potremmo prendere delle... Questi come vengono così? Sì. Così sembrano quasi degli alberi da frutto strani, non lo so. Direi che la nostra zona industriale, ecco, voglio dargli un po' un aspetto leggermente particolare, così almeno riusciamo a dargli una certa originalità. Poi andremo a studiare qui qualcosa da mettere e nello stesso tempo andiamo ad espandere lo stesso anche da questa parte la nostra zona con le persone. Per adesso lo mettiamo così, poi andremo a vedere, andremo sicuramente ad espanderla di qua. Di qua ci metteremo, potrebbe essere che qua ci mettiamo un cargo e qua ci mettiamo una stazione che poi va e poi ne faremo un'altra qua. Bene, direi che siamo arrivati a un buon punto. 7000 persone, siamo a livello 4, siamo messi molto bene per arrivare al livello 5, quindi basta che aspettiamo. Dobbiamo mettere un altro po' di lavoratori, quindi invece che mettere andiamo a mettere andiamo a mettere da questa parte, così abbiamo raggiunto il massimo. Abbiamo raggiunto il numero, la quantità giusta per poter passare. Allora io lo metto qua. Questo lo facciamo il nostro appunto distretto industriale. Anzi, potremmo unirlo, visto che siamo qua. Mi manca tantissimo Picker. Ecco, anche Picker non sarebbe una mod che va assolutamente a stravolgere tutto, perché va a prendere solamente, va a posizionarvi subito dove deve... com'è usata questa? Va a posizionarvi sull'asset o sulla strada che volete usare. Bene, direi che ci siamo. Questa è la nostra zona rurale, la nostra, con la zona agricola che si sta espandendo. Gli stiamo dando una forma particolare, una forma che speriamo possa ricordare e possa essere di un certo tipo di realismo. Abbiamo messo un parco, anzi questo parco... Laurel Garden sta diventando di livello 2 fra pochissimo, anzi probabilmente se aspettiamo un attimo qua lo raggiungiamo sicuramente. 448, 49 e Zot. No, ah no, perché sono 500. Mi sono perso, quindi mentre facciamo i saluti potrebbe essere che arrivi, comunque lo vedremo la prossima volta. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, date un suggerimento, un commento, aiuta moltissimo a far salire il numero di persone che scoprono tramite l'algoritmo di YouTube, ma soprattutto il miglior motore per far scoprire il canale e queste serie siete voi con la vostra persona medesima. Quindi andate, prendete i link, fate un copia e incolla del condividi e poi fate condividi in giro per il mondo, spammate assolutamente.
Se volete supportare con un piccolo contributo concreto, c'è anche l'abbonamento, quindi potete iscrivervi, avete accesso agli episodi in anteprima, come li carico, poi piano piano, quando mi viene bene con la programmazione, li faccio uscire per tutti, e lasciate i commenti prima degli altri, quindi ovviamente li vedrò prima, e ovviamente sul Discord, i cui link trovate qua sotto, avete anche a disposizione dei canali per voi, per poi chattare fra voi abbonati e avere anche la mia attenzione. Grazie mille, grazie a tutti, gli abbonati sono passati in sovraimpressione e vi ringrazio tantissimo, un abbraccio a tutti quanti, siete per me numerosi e veramente grazie mille. E vi aspetto con la prossima puntata, col prossimo episodio di Golden Dream. Grazie a tutti.